parte la gente che soffre. Ci sono tante persone che soffrono e pochi che si interessano a loro. Sono le parole che Don Aldemiro Giuliani, ex parroco di Mondolfo e cappellano del Santa Croce di Fano, ha lasciato scritte prima di spegnersi e che sono state lette da Donaldo Piergiovanni durante la celebrazione dei funerali presieduta dal vescovo di Senigallia Franco Manenti con Don Emanuele Lauretani, che si è aperta con un minuto di silenzio in sua memoria, indetta dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Invito ora tutta la cittadinanza ad alzarsi in piedi e ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Don Aldemiro e per esprimere vicinanza e affetto ai suoi cari. Il sacerdote di 86 anni era amato e ben voluto da tutta la comunità e conosciuto da tutta la diocesi. Era stato ricoverato nei giorni scorsi ed in un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero migliorate, per poi aggravarsi nuovamente. Questa volta il sacerdote colpito da Covid-19 non ce l'ha fatta. Ma quello che lascia scritto nel suo testamento spirituale è un messaggio di speranza. Io non dovrei avere paura della morte. Al di là della porta della morte si trova Dio che mi aspetta con il suo amore misericordioso. Ma è un passo sempre difficile per tutti. Vorrei gridare con San Paolo, desidero dissolvermi per stare con Cristo. Ma io non ho la fede di Paolo. Mi consegno completamente alla bontà di Dio, di quel Dio che desidero vedere e abbracciare, di quel Dio che già hanno veduto e abbracciato molti dei vostri cari che sono arrivati prima di me nella casa del Padre. La famiglia di Don Aldemiro siamo tutti noi. Così il nipote del sacerdote all'altare con le lacrime agli occhi e la voce spezzata, rivolgendosi ai presenti alla cerimonia svoltasi nella chiesa di Sant'Agostino di Mondolfo. Di fedeli a cui è sempre stato profondamente affezionato, come anche ai malati dell'ospedale Santa Croce di Fano, dove è stato cappellano. Un saluto affettuoso a tutti i mondolfesi, specialmente a quelli che in questo momento sono in particolare difficoltà. Saluto tutti i malati dell'ospedale di Fano, i medici, gli infermieri, gli inservienti, gli impiegati. In una parola, il personale è tutto. Vivere con loro per decine di anni è stata una grande gioia. E un saluto anche agli orfani dell'orfanotrofio di Senigallia. Sono stati la mia famiglia di adozione. Io ho adottato loro e loro hanno adottato me. Un abbraccio a tutti e un arrivederci. Addio, che significa addio. Don Aldemiro Giuliani.